Kukis, ridando il più 7 all'Umana Reyer, 18-11. Pressing a tutto campo da parte di Jarius Jackson con l'aiuto di Spencer Nelson, la recuperata e Jarius Jackson, e anche qui la difesa dell'Umana Reyer. Intanto sale quota 9 punti Jarius Jackson, già vicino a Rolo Bologna, palla persa, Umana Reyer ancora in possesso di palla con il massimo vantaggio più 11, e pressing a tutto campo da parte della Granarolo con Spencer Nelson, cambio di direzione, cambio di mano, ce n'è veramente per tutti i gusti. Sta subendo anche molto l'aggressività adesso difensiva di Bologna. Continua a far ruotare il pallone sul perimetro l'Umana Reyer con Phil Goss, lo scarico per Nelson in punta, va il tiro da tre punti allo scadere dei 24, e questo è un tiro pesantissimo nell'economia della gara, che prova la penetrazione sbagliando il sottomano. Stone per Dulkis, che ha spazio ad andare verso il canestro, va a scontrare con Reddy, che arriva il canestro, sta guardando più Dulkis piuttosto che Nelson, perché era ricaduto. Ragionato ancora per Thomas Ress, spalla canestro Nelson, marcato da Imbro, che riesce in qualche maniera a contrastarlo. Pallone torna nelle mani del giocatore di passaporto a zero, e il canestro da parte di Spencer Nelson per il nuovo massimo vantaggio. Proprio Stone, che forse meno di altre occasioni è entrato in partita, mentre va a segno, anche se sul ferro il tiro libero di Nelson, vediamo il prossimo. Fa 2 su 2 Spencer Nelson.